Siccome si è parlato tanto, e facciamo un bel applauso ai Vigili del Fuoco, secondo me dovremmo chiedere al Capo dello Stato di dare una medaglia d'oro a questi ragazzi. Però c'è stata anche una polemica, perché i Vigili del Fuoco, elogiati dal governo, vediamo lo strappo della Huffington Post, ma privati del bonus degli 80 euro. Tante medaglie, poi però si dimenticano di noi. Allora, visto che su una certa... Non è vero? No, mi date per piacere. È verissimo. Okay. No, non è vero che sono privi. Piano, non io non lo so. È assolutamente qualcuno... vero. Scusa, ci sono allora... i soldi nella legge di stabilità. Scusa, però allora... Torno qui quando c'è il decreto della Presidenza. La Huffington Post ha mostrato una busta paga falsa, oppure... Posso spiegare? Aspetta, posso spiegare? Mi fai dare la parola a Toninelli, che è rimasto in silenzio. Prego, sì. Toninelli. Allora, io ho incontrato i Vigili del Fuoco e dire che i Vigili del Fuoco hanno ottenuto quei, diciamo, aiuti economici che hanno ottenuto le altre forze dell'ordine, che hanno lo stesso funzione di sicurezza, di pubblica sicurezza, è una falsità. Ma loro non solo non hanno ottenuto bugie, gli 80 euro, ma non partecipano nemmeno a quei tavoli all'interno dei quali si può decidere se ottenere parli, qualche cosa. Perché loro non ci sono. Non hanno scatti di carriera inferiori e rispetto alla Polizia di Stato, nel confronto alla quale hanno la loro chiedono non di più degli altri, chiedono come gli altri, pari dignità come gli altri. Questo governo non glielo vuole dare, forse perché, non lo so, non sono politicamente o sindacalmente così forti. Io posso permettermi di dire, oggi io sono sceso in piazza Montecitorio, ho guardato negli occhi quelle persone e mi hanno raccontato cose sconcertanti. Sì, erano soprattutto gli allevatori, solo la matrice. Mi hanno parlato di 1.000-1.500 allevatori che ovviamente sono dovuti rimanere lì, perché altrimenti gli animali morivano di freddo, di fame, di quant'altro. E pochissimi di loro hanno le unità abitative che l'ex presidente del Consiglio Renzi aveva affermato che erano arrivate. Poche sono state estratte a sorte. Alcuni di loro stanno affittando a proprie spese dei moduli abitativi. Purtroppo a me spiace dirlo, ma nell'ultimo anno tutto il paese, tutto il governo è rimasto bloccato perché il presidente del Consiglio era in elicottero, magari anche del corpo dei Vigili del Fuoco, del corpo forestale, ad andare a fare campagna elettorale per il referendum costituzionale. Allora, piano e poi voglio una tornare... battuta veloce, sì, paragone, sì. Sulle province. Sì. Le province, la riforma del Rio è un altro fallimento di questa maggioranza, perché ha mantenuto la maggior parte delle funzioni alle province che erano fintamente abolite, tra cui le strade provinciali, che erano quelle strade da ripulire per arrivare fino all'hotel Rigopiano, e non avevano le risorse per avere gli strumenti per arrivarci. Allora, perché hanno mantenuto in vita le province ma gli hanno tolto i fondi. Piano, avete capito? È capitato piano, questo. Per andare a chiudere e poi andare velocemente a penne dal sindaco. Però quella una busta paga l'abbiamo vista. Paragone, chiedo di essere invitato qui in una trasmissione di febbraio col cedolino di un qualsiasi vigile del fuoco che voi estraete a sorte, nel quale si vedranno gli 80 euro di gennaio e di febbraio. Chiedo solo questa cortesia. Che così tornano. Vediamo chi diceva la verità e chi dice balle. Però che tornano questi soldi? Cioè, no, non è che mettiamo in dubbio... Luca Telese, sì. Sono stanziati in legge Piano, di stabilità. Piano, mi pare che molto, sia l'articolo 52. Ho molto rispetto del tono che hai usato prima. Non me ne frega nulla di attaccare Renzi, però non si può accettare che la cosa dei Vigili del Fuoco, che è stata spiegata da tutte le organizzazioni sindacali, da Vigili del Fuoco iscritti al PD, c'è stata una revoca legata... Scusa, solo un attimo, solo un secondo, perché finisco. Dobbiamo perdere tempo per fare legata al problema di poi ve li ridaremo quando c'è una contrattazione, è stata una cosa non negata così. Da nessuno. Adesso. Stai dicendo coscientemente delle bugie. Sono uno Io sciacallo, parlo per sono atta. Un mentito, è andato nella tutto legge bene. Di stabilità, Telese, ci conosciamo, se sì. Dicessi una cosa che non so te lo direi, ti dico bene. Una cosa che conosco perfettamente. Ho capito, nella abbiamo pubblicato legge le buste paga, abbiamo raccolto fammi le testimonianze, parlare, saranno fammi atti. Parlare, prendi l'odio in quale legge di stabilità, Fiano? Nella legge di stabilità.
stabilità ultima, quella che abbiamo approvato. L'ultima. Quella che abbiamo approvato. Quando per torna? Tutto il 2000... Quindi l'anno prossimo. Posso parlare o ma no? Lo si deve specificare. Tonielli, se non dire bugie su cosa che non conosci. Nel corso del 2016 tutti i vigili del fuoco hanno preso gli 80 euro. Nel 2017, con i soldi stanziati nella legge di stabilità appena approvata a dicembre, avranno gli 80 euro. Quel cedolino che voi fate vedere è un cedolino di gennaio, perché non è ancora stato pubblicato il DPCM che permetterà a febbraio a costoro, come a tutti gli appartenenti a sicurezza, vigili del fuoco e difesa, di percepire gli 80 euro mensili anche nel 2017. Se ti tolgono 80 euro e poi te li ridanno, Fiano, ma se te li tolgono la busta paga e poi te li danno a conguaglio, tu come lo traduci in italiano? Ma che conguaglio? Che quale te conguaglio, Telese? Di cosa parli? Di quale conguaglio? Spiegami. Dimmi, allora, di quale conguaglio? Facciamo così. Noi abbiamo raccolto la testimonianza, attraverso anche il lavoro giornalistico di altri colleghi, che a gennaio l'hanno ancora percepito, i quali hanno fatto un lavoro con i vigili del fuoco. Non mi sembra che adesso questo diventa tutto un covo di anti-renziani che vogliono congelarlo con il centro-sinistra. Ecco, voglio metterlo agli atti. Andiamo.